Sarà che è protagonista in tanti film americani, sarà che spesso lo si vede in televisione, ospite di tante trasmissioni. Fatto è che il meteorologo è una figura che piace tanto ai giovani, magari a tanti studenti che pensano di seguirne le tracce. Allora, come non parlarne con il numero uno sicuramente a Napoli, il professor Adriano Mazzarella, bentornato a TV Luna, professore. Grazie. È ormai un volto nazionale, basti pensare a Gheorgheo, è comunque qualcuno che ci può far capire come si diventa meteorologi studiando all'università, perché il professore, oltre ad essere il direttore dell'Osservatorio Meteo dell'Università Federico II, è anche il titolare della cattedra di meteorologia e climatologia. Professore, una cattedra, dimmi la verità, proprio antica, forse è la prima d'Italia, com'è? È una cattedra la prima d'Italia, in quanto è stata fondata il 29 ottobre 1860 da Giuseppe Garibaldi con decreto dittatoriale. In quell'occasione, più che Garibaldi, il vice dittatore Giorgio Pallavicino, perché Garibaldi era impegnato a Teano, ebbene Giorgio Pallavicino decretò che il professor Luigi Palmiere fosse il titolare della cattedra di meteorologia. Il professore Palmiere accettò ad una condizione, che fosse istituita la specola meteorologica, l'attuale osservatorio meteorologico. Lui accettò e da allora funzioni ininterrottamente, dal 29 ottobre 1860, ogni tre volte al giorno fino al 2005, e poi con gli strumenti elettronici siamo in grado di misurare le condizioni meteorologiche della città di Napoli ogni 10 secondi. Vediamo subito una contraddizione: una sede antica, prestigiosa, in un antico monastero, e poi una scienza che è modernissima e della quale sempre di più non se ne può fare a meno. Possiamo dire che è proprio una scienza non solo del passato, ma sempre di più del futuro? È una scienza del futuro, però, se mi consenti, caro Salvatore, la meteorologia nel passato era molto importante. Tanto è vero che l'osservatorio vesuviano era nato come osservatorio meteorologico, in quanto si pensava che le condizioni meteo scatenassero addirittura i vulcani. Loro pensavano che le piogge continue e importanti potessero scatenare l'eruzione del Vesuvio, vede De Bottis 1840, o addirittura che i terremoti fossero innescati dai venti sotterranei. Di conseguenza la meteorologia nel passato era molto importante, anche se considerata molte volte causa di fenomeni con i quali non aveva nulla a che fare. Tanto che ci stavano anche poi i maghi che si dilettavano in questo. C'erano molti maghi che si dilettavano di meteorologia e poi facevano addirittura, a partire dalla meteorologia, anche gli oroscopi, che non hanno nulla a che fare con la meteorologia, in quanto la meteorologia studia le condizioni del tempo che fa. Non confondere, ecco l'invito che io voglio fare ai telespettatori, di non confondere la meteorologia con la climatologia. Allora fermiamoci un attimo, perché nel linguaggio comune si parla del tempo, del clima, del meteo, ma insomma le differenze quali sono, Adriano? La differenza sono queste, che il meteo e il tempo è la stessa cosa. Quindi quando io dico che tempo farà domani o che meteo ci sarà domani è la stessa cosa. Perché il meteo o il tempo, come ho detto prima, rappresenta le condizioni dell'atmosfera, di come quando io mi affaccio dalla finestra di casa e osservo un tipo di un valore di temperatura dell'aria, un valore dell'umidità relativa, del vento, della radiazione solare, dell'UVB, della pressione atmosferica, eccetera. Quando invece io ho la fortuna di avere 30 anni di dati meteorologici, e per grazie di Dio il nostro osservatorio ha 150 anni di dati, noi siamo in grado di estrapolare il clima per verificare se ci stanno delle variabili. Il clima quindi rappresentano le medie delle variabili meteorologiche su un arco di tempo non meno di 30 anni. E noi, come Università di Napoli, siamo gli unici nella città di Napoli a poter parlare di clima, di vicende climatiche della città di Napoli. Per una storia di 150 anni. Allora, sì, fermiamoci un attimo e parliamo proprio dell'organizzazione degli studi, perché poi il nostro programma Mondo Università è dedicato, soprattutto poi in questo periodo, quando si finisce l'anno della maturità, anche alle scelte che i ragazzi fanno in tema di studi accademici. Allora, come è organizzato il corso di meteorologia e climatologia? Allora, il corso è organizzato in questo modo: sia nella laurea triennale, sia nella laurea specialistica, c'è un corso di meteorologia e climatologia. Possono
frequentare sia i ragazzi della triennale e poi separatamente i ragazzi della specialistica, perché il corso è di tipo diverso. Per i ragazzi della triennale sarà un corso meno importante, meno ricco di matematiche, mentre per i ragazzi della specialistica sarà arricchito di tutti gli algoritmi matematici che in effetti caratterizzano proprio, diciamo, la meteorologia. Meteorologia significa fisica dell'atmosfera con tutte, diciamo, le leggi che regolano la fisica sperimentale. Non a caso parliamo di leggi di Stevino, la legge di Darcy, la legge di Bernoulli, eccetera. Proprio sono quelle leggi che vengono addirittura studiate in fisica 1, provengono riportate nella meteorologia come applicazione nei fluidi. Io faccio una parentesi a questo punto, riprenderemo a parlare dello studio e quindi l'università dopo, ma io penso anche a una cosa particolare. Quando ho sentito tutti quei paroloni, no? Io che vengo da studi umanistici sono rimasto un po' perplesso, perché l'immagine che abbiamo dei meteorologi è molto familiare, nel senso che riescono proprio a dare il senso dei cambiamenti del tempo e quindi poi del clima. Abbiamo detto sono due cose diverse, no? Se arriva l'anticiclone africano e così via, con parole che diventano sempre più comuni nel linguaggio appunto parlato. Allora vuol dire, mi sa, che alla tua università in particolare lo si studia anche in una maniera, come dire, umana, cioè un approccio che permette agli studenti, una volta laureati, forse anche di spiegare le cose con molta, molta, diciamo, familiarità. È vero? Ed è proprio così, in quanto se io volessi spiegare la meteorologia secondo i canoni della fisica dell'atmosfera, avrei, diciamo, difficoltà nell'insegnare, soprattutto agli studenti di scienze naturali e scienze geologiche. Ti voglio dire che il mio corso è affollatissimo, ci sono ben 150 studenti a seguire questo corso, e secondo il professor Nardi io do a loro la meteorologia come la Coca-Cola, perché è importante dare questi rudimenti, soprattutto nel triennio, per invogliare i ragazzi a seguire poi nel futuro questa attività, un'attività meravigliosa, però che costringe poi a imparare molta matematica e molta fisica. Quindi alcuni si fermano per strada sicuramente. Alcuni si fermano per strada. Perché, o cambiano indirizzo. O diciamo. Cambiano indirizzo perché ritengono che alla fine è sufficiente il loro bagaglio qualitativo che nel triennio io ho loro dato. Insomma, meteorologo non si nasce ma si diventa con molta, molta fatica intellettuale. Con molta fatica intellettuale, non a caso. Io sono un fisico, Giuliacci è un fisico, tutti, diciamo, gli esponenti della nostra comunità sono laureati in fisica. È pur vero però che adesso c'è un'apertura enorme della meteorologia. Fino a poco tempo fa era riservato soltanto ai fisici dell'atmosfera. Essendoci questa apertura, c'è notevole richiesta di persone in grado di capire, per esempio, la carta del tempo. Ti dico questo, che io vado a Genghe e all'inizio presentavo la carta del tempo e sapevo se gramola. Era piuttosto, dicevi, è un po' difficile, Adriano cerca di non farlo la carta del tempo, poi lei stessa mi costringe a parlare della carta del tempo che io mostro in maniera molto semplice, come un insieme di montagne e di avvallamenti nei quali i flussi di massi di aria si infilano secondo le regole dell'idrodinamica. E diventa quasi un racconto fiabesco raccontare in questo modo, descrivere in questo modo i cambiamenti del meteo. Ma a proposito di nomi importanti, tu ne hai fatto uno, parliamo un po' anche dei tuoi allievi, c'è qualcuno che è passato? Il mio allievo, diciamo, che fino a, l'ho incontrato l'altro ieri, è Andrea Giuliacci, il quale da Milano, dopo essersi laureato in fisica, è venuto a fare il dottorato presso l'Università Federico II, ossia presso di me. Quindi lui si è dottorato, si è conseguito il dottorato di ricerca 2 anni fa e continua ancora a collaborare con me. Con Andrea Giuliacci abbiamo scritto molti lavori scientifici insieme, ma anche con il padre, il colonnello Mario Giuliacci, con i quali sono in ottimi rapporti. Senti, questi 150 studenti sono, come dire, si sono appassionati alla meteorologia per qualche motivo particolare. Vogliamo fare un po' l'identikit di questi studenti? Si sono appassionati studenti di estrazioni diverse. Io ho presso di me studenti, sempre parlo del triennio, anche che frequentano il corso di lettere, perché gli studenti di lettere frequentano il corso di geografia e loro hanno il bisogno di acquistare conoscenze un po' più precise sull'argomento. Poi il mio corso è organizzato in questo modo. Non è il corso classico, è un corso organizzato in seminari.
è finito il primo semestre il mio corso, ma sono intervenuto nel mio corso il generale Lio Rubino, che è il comandante della Regia di Caserta, esperto meteorologo, Andrea Giuliacci, che è dell'Epsom Med, il colonnello Giuliacci, poi sono venute tante altre persone, per esempio anche il professor Rubino, omonimo del generale, dal Max Planck, direttamente a insegnarci tutto le difficoltà connesse ai modelli matematici e tanti altri. Poi che cosa faccio? Io non faccio le lezioni frontali, faccio fare agli studenti le stesse seminari e io coinvolgo gli studenti e insieme agli studenti tutta l'altra parte, gli uditori, altri studenti, al fine di ottenere facilmente un apprendimento senza difficoltà enormi. Senti, ma come promozioni e bocciature che numeri possiamo fare? I ragazzi sono bravissimi. Alla fine io sono contentissimo perché loro sono in grado di fare delle ricerche personalizzate che molte volte mi hanno addirittura colpito per la profondità delle loro ricerche. Quindi, se ho capito bene, studiare meteorologia alla facoltà, adesso è dipartimento, al Dipartimento, no? di Scienze della Terra della Federico II, vuol dire andare al di là della semplice conoscenza tecnica del tempo e del clima. Sì. È un modo anche per prepararsi a tanti altri studi che sono collegati. Soprattutto poi mi ha detto che la fisica è basilare. Così. È basilare, poi non solo, poiché io svolgo un corso di meteorologia e climatologia sia presso scienze naturali che presso scienze geologiche, è importante per loro acquistare conoscenza sulla genesi della pioggia, che le piogge portano alle frane. Se tu non conosci la causa prima della frane, non potrai mai conoscere bene come avvengono le frane. Quindi c'è il famoso equilibrio fra le piogge che entrano nel terreno e le piogge che scorrono, ed è fondamentale avere questa conoscenza. Senti, poi per quanto riguarda invece il biennio, quindi la specializzazione, descrivici un po' che cosa si studia e come organizzare. La specializzazione si iscrivono ragazzi in numero minore, certo. Quei ragazzi che hanno capito l'importanza della meteorologia. Allora loro si iscrivono e io faccio un corso più dettagliato per quanto riguarda proprio l'approccio fisico-matematico. Quindi io non faccio più meteorologia e climatologia, ma faccio più fisica, climatologia fisica, tanto per capirci. Allora più arricchito di formule matematiche al fine di far capire il problema qual esso è, che non è soltanto un problema di previsione del tempo. Quando noi vediamo i previsori del tempo che si presentano con i vari simboli del sole, delle nuvole, delle piogge, sotto questi simboli c'è tutto un discorso di modellazione che io faccio nel secondo anno, nel biennio, chiedo scusa. Senti, quali sono a questo punto gli esami per diventare... Gli esami, allora, loro, chi si iscrive al corso di scienze geologiche e scienze naturali, nel triennio può fare un esame che si chiama meteorologia, mentre chi invece ha la forza poi di continuare e poi di iscriversi a climatologia, allora io colgo la climatologia fisica per cercare di indirizzare gli studenti alla vera essenza della fisica dell'atmosfera. Diciamo pure che c'è anche una facoltà all'Università Partenope, il che dimostra anche la solidità della tradizione di studi meteorologia della città di Napoli. Addirittura nell'Università Partenope c'è un corso di laurea di meteorologia, mentre da me c'è soltanto un insegnamento di meteorologia. Ciò non di meno c'è una risposta notevole, perché io ritengo che il meteo e il clima potrà dare molti posti di lavoro alle persone che si laureeranno in questa disciplina. Ecco, fermiamoci proprio a questo punto, così diamo anche indicazioni ai ragazzi che sono entusiasti da quello che stai tu dicendo. Quindi, chi è che si può definire meteorologo? Si può definire meteorologo colui il quale ha fatto perlomeno un esame di meteorologia e climatologia. L'idea, la nuova legge, che vogliono fare in modo di mettere un freno al fatto che tutti sono meteorologi, è quella di fare un albo dei meteorologi. E all'albo dei meteorologi possono iscriversi o chi ha fatto già un esame di meteorologia o di climatologia, oppure coloro i quali devono seguire dei corsi di specializzazione. Fino a poco tempo fa era l'aeronautica militare che faceva questi corsi, ma adesso, perché l'aeronautica militare risente ancora di un vecchio disposto del periodo fascista, 1922, nel quale Mussolini diceva tutto
tutto quello che afferisce all'aria è segreto militare. E l'Italia è l'unico paese al mondo in cui la meteorologia sta in mano ai militari, ma anche questo sta per finire. Quindi io chiedo ai ragazzi di specializzarsi, di trovare occasione, di imparare a fare le misure meteo, perché c'è un futuro molto roseo a mio avviso. Ecco, ma descriviamo questo futuro. Quindi il meteorologo del futuro chi è? Non è soltanto chi fa le previsioni, eh? No, può lavorare nelle aziende private? Com'è? Sì, come funziona? È colui il quale è in grado di registrare le variabili meteorologiche. Innanzitutto c'è bisogno di mettere un osservatorio meteorologico. L'osservatorio meteorologico consiste in una serie di sensori, di temperatura, di pioggia, di pressione atmosferica, di vento, eccetera, e farne delle analisi. Perché poi fare delle analisi di precisione, quando un fenomeno io lo registro, non sempre lo registro bene, devo fare delle indagini circa la precisione o circa l'accuratezza del dato. C'è una differenza tra precisione e accuratezza. Io potrei avere un orologio starato che mi porta sempre 10 minuti avanti, però è preciso, nel senso, se io conosco che c'ha 10 minuti avanti, io riesco a verificarne, diciamo, l'accuratezza. L'accuratezza invece è quando mi dà il vero risultato. Quindi i ragazzi devono abituarsi nella scelta dei dati accurati, certamente. Sicuramente anche degli ottimi insegnanti usciranno da quanti studieranno meteorologia, perché utilizzeranno una metodologia anche per altre materie scientifiche. Anche per altre materie, soprattutto la statistica, perché la climatologia è figlia della statistica. Chi conosce la statistica può essere un climatologo. Allora, da tanti dati, così come io ho messo in evidenza alcune situazioni molto importanti, per esempio durante l'eruzione del 1906, c'è stata una grande eruzione a Napoli, si è offuscato il cielo. Ebbene, l'estate del 1906 e l'estate del 1907 è stato 2 gradi in meno rispetto alla media stagionale. Come dire che anche i vulcani riescono a dare quel refrigerio che normalmente adesso noi imputiamo, il riscaldamento noi imputiamo soltanto all'influenza dell'uomo, mentre prima c'era grande possibilità, che prima c'erano molte eruzioni vulcaniche. Una linea di pensiero è che l'attuale global warming del quale si parla è la mancanza di eruzione vulcanica e mancanza del loro effetto refrigerante. Insomma, c'è tanto da imparare da questo incontro con il professor Mazzarella, perché stiamo scoprendo tantissime applicazioni. Io vorrei ricordare, a proposito di chi cerca un lavoro ovviamente motivato, perché se non si è motivati nello studiare qualcosa è proprio inutile proprio affrontarlo, ma dicevo, mi ha incuriosito negli ultimi mesi per esempio che anche la Formula 1, mi riferisco alle gare di automobilismo, hanno bisogno di meteorologi perché devono studiare come può cambiare il tempo tra un giro e l'altro, addirittura per cambiare gli pneumatici, e quindi a questo punto proprio è necessaria questa nuova figura professionale. E questa infatti si chiama il nowcasting, non è la previsione del tempo. Nowcasting, deriva dall'inglese, previsione ad horas. E questo è molto facile, non solo a partire dai modelli, ma soprattutto a partire dalle condizioni che mi dà il radar meteorologico e le nuvole. Per esempio, io già ho avuto molte volte occasione di dimostrare come si fa una previsione di nowcasting. Io vedo una bandiera che si orienta in una certa posizione, mi metto di spalla alla bandiera, guardo le nuvole. Se le nuvole vengono da destra verso sinistra, al 100% arriverà bel tempo, quindi non ci saranno piogge. Quando invece le nuvole arriveranno da sinistra verso destra, è molto probabile che arriveranno piogge. Quindi l'insieme dei modelli matematici, della visione del radar meteorologico e di questi piccoli accorgimenti della legge dei venti incrociati mi dà informazioni e sono in grado di dare informazione, per esempio, all'automobilista di cambiare le ruote in tempo. Continuo a pensare che questa educazione mentale sia fondamentale per diventare buoni meteorologi e poi applicarla a dei lavori, per cui a questo punto, altro che come dire, personaggio con la testa tra le nuvole, il meteorologo mi sembra anche molto molto pratico. Molto pratico, che le applicazioni sono notevoli, anche le applicazioni per esempio per quanto riguarda la biometeorologia.
Molte volte adesso arriveranno delle fiammate di caldo nel mese della canicola, è normale, alla fine di luglio, il 20 di agosto, allora molte persone andranno incontro a difficoltà, soprattutto quelle che hanno pressione bassa. Allora già noi, come osservatore meteorologico della Federico II, ogni giorno su Repubblica, in una rubrica meteorologica che si chiama Napoli ieri, Napoli 100 anni fa e Napoli oggi, diamo questo criterio, questo indice di disagio climatico anche per il giorno seguente, in modo da invitare le persone deboli, le persone più fragili, sia i bambini e i vecchi, a non uscire per esempio di casa e a stare a casa quel giorno, perché noi diamo un disagio climatico estremo. E magari così diamo anche dei consigli agli amministratori comunali quando ogni tanto chiudono, adesso con la ZTL è un po' diversa, però ogni tanto si chiudevano delle parti di città, se non l'intera città, quando magari c'era la pioggia, invece magari era il giorno sbagliato. Il giorno sbagliato, perché si è preferita, almeno fino a poco tempo fa, al Comune, di usare il calendario e non la scienza. Dire il calendario che io devo chiudere la città da qui a 5 mesi non significa niente. È impossibile. Devi inconsultare il meteorologo che dice domani devi chiudere la città, ma anche per dopodomani. Ma se dovesse venire pioggia è inutile chiudere la città, perché la pioggia pulisce completamente la città dagli inquinanti. Allora stiamo scoprendo proprio la indispensabilità del meteorologo in una società moderna, ma mi chiedo poi, per quanto riguarda le attrezzature, come siamo combinati? Uno pensa sempre che Napoli, magari la Federico II, non è che ci abbia tanti mezzi. No, le attrezzature, è chiaro che bisogna trovare un po' degli sponsor in grado di comprare queste attrezzature. Per fortuna la Federico II, anche perché noi siamo un osservatorio storico, siamo il terzo osservatorio d'Italia dopo Padova, che è iniziato nel 1700, e dopo Genova, che è iniziato nel 1833. Noi abbiamo iniziato nel 1860 e siamo in grado di verificare le condizioni dal 1860, quindi non si poteva chiudere un'organizzazione del genere anche per mancanza di soldi. Però un invito ai telespettatori è quello di adottare delle piccole stazioni amatoriali che costano pochissimo, non 15.000 euro come quelle della Federico II, ma anche sui 1.500 euro, che sono amatoriali ma svolgono una funzione molto importante. Tant'è vero, io vado nelle varie scuole e invito i vari presidi, con successo devo dire, a comprare queste piccole stazioni e farne un confronto con altre stazioni in modo da ottenerne una zonazione della città di Napoli. Perché la città di Napoli è una città molto complessa dal punto di vista orografico, ci stanno montagne, pianure, eccetera. Quindi dire che la pioggia, come fino a poco tempo fa si pensava che fosse la pioggia misurata dalla Federico II al centro di Napoli, non è sufficiente, perché la pioggia che abbiamo visto, abbiamo misurato al Vomero, è 2 volte superiore alla pioggia della Federico II, e questo grazie all'installazione delle piccoli strumenti che io ho consigliato ai vari presidi di installare. Questo ci fa anche capire perché Napoli sia una capitale degli studi di meteorologia, perché proprio c'è una tradizione e soprattutto questa peculiarità del clima napoletano. Il clima napoletano è una peculiarità perché c'ha, dico adesso una cosa strana, tante province climatiche all'interno della città di Napoli. Com'è possibile? Una città che c'ha le province si chiamano province climatiche. Laddove ci stanno conformazioni particolari orografiche c'è un microclima completamente diverso dagli altri microclimi. Quindi noi andiamo alla caccia, diciamo così, dei vari microclimi della città di Napoli. Il passaggio dal mondo del pressappoco al mondo della scienza avviene attraverso gli strumenti di misura. È un segno di civiltà. Dicono gli inglesi, translate nature into data, to translate data into choice, traduci la natura in dati per tradurre questi dati in scelte politiche poi. Ma se non c'hai questi dati, tu non potrai mai fare delle scelte sagge. A proposito di scelte, ci sono giusto 40 secondi per concludere. Chi vuole scegliere questi studi, a questo punto che consiglio possiamo dare? Il consiglio che posso dare è che iscriversi a scienze geologiche, a scienze naturali, fare l'esame, diciamo, di meteorologia nei primi 3 anni e poi continuare con l'esame della specialistica di climatologia. Con informazioni sul sito? Informazioni sul sito, basta andare sul sito meteo.unina.it, ci sta tutto. Benissimo, grazie Adriano Mazzarella, bentornato a TV1, ovviamente ci rivedremo sicuramente per qualche altra puntata del nostro microcosmo, del nostro microclima, Mondo Università. Grazie. Grazie a te.